Ben ritrovati quindi da Poggiardo per l'ultima giornata delle qualificazioni della 11ª edizione del trofeo Carnevale di Gallipoli, Juventus contro Stroghina, la squadra russa che non ha avuto poi una gran fortuna in questo torneo, però certamente una importantissima gara per la Juventus, specialmente che è stata sconfitta incredibilmente dal capo di Leuca per 1-0 nella giornata di ieri dopo aver vinto per 8-1 contro la Nuorese. 21 Kaspeski che prova a ripartire. Parte la Juventus, largo, c'è il compagno con il numero 7, viene visto leggermente in ritardo Miscioscia. Miscioscia può calciare col destro e arriva il gol della Juventus, gol del vantaggio con il numero 7 Miscioscia, che riesce a segnare il gol che porta quindi la Juventus sull'1-0, aumentando le loro possibilità di una ipotetica qualificazione. Adesso si disputerà però alle ore 11. Pallone dentro per il gol del pareggio, lo Stroghina riesce ad agguantare il pareggio, 1-1 per la gioia dei giocatori russi che comunque non hanno molto da chiedere a questa classifica. Un solo a scambiare, Casorzo riesce a trovare Diallo, Gozzi si sovrappone, va in velocità, corridoio per Gozzi con il sinistro, può mettere il pallone da quella posizione, arriva basso il traversone, Diallo! Trova il corridoio di Allò, riporta in vantaggio la Juventus, 2-1 quindi per la squadra di Torino, che riaccende un po' gli animi, riaccende le possibilità per una qualificazione. Adesso con l'opera di Barnava. Barnava può andare a mettere il traversone da lì, pallone arretrato, di Allò prova a stopparlo, Gozzi con il sinistro! E Gozzi porta al 3-1 la Juventus, si riaccendono le speranze della squadra juventina. Sulla sinistra c'è grande libertà, ma continua a mantenere il possesso palla il numero 10 Marchisone, uno dei più attivi. Marchisone prova a cambiare passo, la sua conclusione, la parata, che grande azione di Marchisone, bravo Marchisone che sicuramente ha fatto bene, attenzione ancora con i pugni, Marchisone è lì, la deviazione di Allò, non sbaglia, invece sì, incredibile occasione per la Juventus, 3-1, vicinissimo al gol del 4-1 per tre volte consecutive, strepitoso Marchisone, ha fatto un gran lavoro, non è finita, Juventus allarga, c'è Leone sulla zona destra del campo, prova lui a cercare il traversone, Marchisone si fa rivedere, di prima intenzione, diagonale ancora vicino, bravo Marchisone, grande azione. Ragazzo sicuramente per le ultime due azioni meritava il gol, sta facendo una buona partita e quindi io penso che la Juventus sta legittimando questo risultato. Insomma, che sta raggiungendo questo risultato, finisce qui intanto 3-1 per la Juventus, un rapidissimo calcolo assieme anche a Raffaele 40, riusciamo a trarre le conclusioni di questa partita, Juventus che con questa vittoria va a 6 punti, capo di Leuca che va a 7, la Juventus deve sperare di passare come seconda, migliore seconda, perché c'è nell'altro girone una possibilità per passare, è sicuramente una partecipazione importante, ma la Juventus un po' ha più pressione delle altre squadre per passare il turno. Sicuramente il blasone insomma impone a queste squadre Inter, Milan, Juventus almeno quantomeno di guadagnare le prime posizioni, però ripeto abbiamo assistito a una partita bella, la Juventus sicuramente la